È iniziata ieri la preparazione del Matese sull'ottimo sintetico del campo sportivo di San Potito Sannitico agli ordini di Mister Urbano e dei suoi preparatori. Lavoro leggero, si fa per dire, con molti giovani a disposizione in attesa degli arrivi di nuovi calciatori che andranno ad integrare la rosa in vista del campionato di Serie D che la Lega potrebbe decidere di far slittare di qualche settimana. Intanto una squadra da rifare, come avviene ogni anno. E vabbè, siamo abituati a ogni anno a ricominciare da capo, quindi non è questo che ci spaventa. È chiaro che siamo un cantiere aperto, però diciamo che la volontà da parte della società di voler allestire una buona squadra come abbiamo fatto sempre in questi anni addietro, cioè, è chiaro che necessita l'organico, necessita di più di qualche elemento. C'è il direttore che sta facendo un ottimo lavoro, sta sondando il mercato. Da oggi noi con lo staff abbiamo iniziato a lavorare e dobbiamo cominciare a dettare un pochettino quelle che sono le direttive per quelle che sarà il nostro campionato, cioè nel senso che cominciare a far capire che tipo di campionato che dobbiamo fare, cominciare anche con questo gruppo, soprattutto su tanti ragazzini, mentalizzarli. Poi il tempo c'è per poter migliorare sicuramente l'organico e da parte della società, da parte nostra c'è tutta la volontà, insomma. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso, Emidio Bianchi per Caserta Sera.it.